Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sta preparando per il Consiglio dei Ministri su sicurezza e migrazione e contenuti. Ci stiamo lavorando giorno e notte, abbiamo interpellato tutti e quindi penso che stia venendo fuori un bel lavoro, il cui obiettivo è dare più sicurezza a questo Paese. Saranno decreti che si occupano di lotta alla mafia, di lotta alla droga, di lotta al traffico di esseri umani e quindi ci saranno meno costi per gli italiani, tempi più brevi, più serietà, più rigore, più buonsenso e poi il Parlamento, se avrà buone idee, le aggiungerà. Dopo 3 mesi di lavoro sono strafelice dei risultati che stiamo ottenendo sul fronte sicurezza, antimafia e immigrazione. E la manovra? E sulla manovra anche lì stiamo lavorando giorno e notte, settimana prossima sarà la settimana in cui metteremo i numeri nelle tabelline. Io e penso gli italiani le idee ce le hanno ben chiare, una manovra che deve far crescere questo paese, deve mandare in pensione chi ha diritto di andare in pensione, deve aprire il mondo del lavoro a ragazzi che altrimenti scappano, deve ridurre le tasse a qualche milione di italiani, deve tagliare burocrazia e rottamare le cartelle di Equitalia. Quindi questo non tutto e subito. Ma ciascuno di questi passaggi dovrà essere nella manovra, rispettando ovviamente quello che altri si aspettano da noi, però prima viene la crescita e poi vengono i vincoli. Ministro, i sondaggi dicono Lega al primo partito. Non guardo i sondaggi, non vivo a pane i sondaggi, sono contento dell'affetto che gli italiani ci stanno dimostrando. E più mi indagano, più mi attaccano e più mi danno forza. Domenica vede Berlusconi? Penso di sì. Avete offuscato il Movimento 5 Stelle? No, stiamo facendo un bel lavoro di squadra, sono contento 3 mesi fa di aver fatto questa scelta, di aver dato un futuro al Paese e devo dire che al di là dell'isteria di qualche lussemburghese, a livello internazionale in molti sono tornati a vedere nell'Italia un capofila e un baluardo che può far rinascere questa Europa, magari non lo dicono davanti alle telecamere ma in sede riservata, parlamentari, ministri, presidenti, commissari europei mi dicono finalmente è arrivato un governo che governa in Italia. Sul fronte ai migranti ci sono ancora distanze importanti con alcuni paesi europei? Ma le distanze ci sono con coloro che pensano che l'Italia debba essere un campo profughi, quindi abbiamo fortunatamente con l'impegno bloccato il flusso dalla Libia perché ormai da quasi 20 giorni non arriva più nessuno, stiamo lavorando sul flusso in arrivo dalla Tunisia e dalla Turchia. Dalla Turchia perché li stiamo riempiendo di miliardi, quindi devono controllare meglio chi va e chi viene. Dalla Tunisia perché martedì avrò un incontro a Roma, non c'è guerra, non c'è carestia e non si capisce perché barchini o barconi debbano partire dalla Tunisia e arrivare in Italia. Però ripeto, se da 100.000 siamo arrivati a 20.000 e anche come domande di asilo politico che poi intasano i tribunali da 100.000 siamo scesi a 40.000, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. I rimpatri con i voli charter, quando partiranno e come farete degli accordi? Ci stiamo lavorando anche per cambiare, fare o migliorare gli accordi che altri ci hanno lasciato, che non sono assolutamente soddisfacenti perché non possiamo espellere 5-6.000 persone all'anno, voglio aumentare, raddoppiare, triplicare, quadruplicare questo numero, stiamo lavorando con tutta una serie di paesi per fare quello che altri non hanno fatto. No, ma voli charter già ne partono per la Tunisia settimanalmente, l'importante è che ne partano di più e con più gente a bordo. Ministro, per la televisione francese come si riesce a riformare l'Europa? Lo fanno 500 milioni di europei col voto nel prossimo maggio. Non so se Macron sarà ancora al suo posto da qui a maggio perché mi sembra che sia ai minimi storici di popolarità in Francia, quindi più che prendersela con Salvini se la dovrebbe prendere con se stesso.